It was here in Bologna that the young Wolfgang Amadeus Mozart studied composition with the renowned Padre Martini, who then waived the rules of the Musical Academy to make the child prodigy a full member of that organization at the tender age of 14. In our film, Mozart's masterwork Don Giovanni returns to Bologna in a staging at the Teatro Comunale under the musical direction of Riccardo Chailly in a production directed by Luca Ronconi. The title role is sung by the world-famous basso Ruggero Raimondi, who was born right here in Bologna. Grasshopper, for whom the women are the grass, was what the Spanish monk and dramatist Tirso de Molina called the great philanderer Don Juan. Back in the 17th century, Tirso was the first author to make literary use of the subject. His comedy, El Burlador de Sevilla, served as the inspiration for all the subsequent treatments of the Don Juan story, including Lorenzo da Ponte's libretto for the Mozart opera. It was the role of Don Giovanni that made Ruggero Raimondi famous. He has sung it over 400 times in more than 20 different productions. Raimondi was educated at the Milan Conservatory and in Rome. He began his artistic career in 1964 when he won the singing competition in Spoleto, where he also made his theatrical debut. In 1969, he sang Giovanni at the Glyndebourne Festival, which marked the beginning of his international career. A true Italian basso cantante, who also has a number of motion pictures to his credit, Raimondi has been an opera star ever since. In the course of a versatile career, he brings his incisive intelligence to bear on some of the more complex characters of the operatic repertory, characters like Don Giovanni, Don Quixote, and Boris Godunov, whose complicated lives all end in death scenes which have given audiences much to think about. The ominous D minor of the overture is like a harbinger of things to come. At the beginning, Giovanni comes running out of the Commendatore's palace having spent the night with the old nobleman's daughter, Donna Anna. Surprised by her father, he is forced into an unequal duel in which he kills the old commendatore. His servant Leporello remonstrates with him, but Giovanni is not about to part with his passions. Women, he says, are as important to him as the light of day and the air that he breathes. Don Elvira, one of his many abandoned conquests, is serenaded by Leporello's famous catalogue aria, detailing the thousands of women his master has loved. At a country wedding,
Giovanni makes overtures to Zerlina, the new bride. In the famous duet, La ci darem la mano, his promises of marriage and wealth captivate the girl. Later on, his misdeeds catch up with him and he finds himself forced to go into hiding. Taking refuge in the local cemetery, he finds himself face to face with a statue of the man he killed. Mockingly, he invites the statue to his home for dinner and doesn't even seem surprised when the stone figure accepts the invitation. In the midst of an orgiastic feast, the stone guest arrives and warns Giovanni of a catastrophic fate unless he changes his ways. But Giovanni is adamant. Change his ways? Never. He takes the stone figure's hand, a chill rushes through his body, and the flames of hell consume the punished dissolute. Per me mi aiuta a rilassare i muscoli del collo prima di cantare, e in più le vibrazioni fanno un massaggio lento e dolce a tutte le ai muscoli stessi e a tutte le membrane della laringe, e quindi fanno affluire sangue, preparano la voce, preparano i muscoli allo sforzo. Questo mi è sembrato comodo, sì. Questo. Perché se tu prendi il fiato qua, vedi che hai più lungo. Sì. Cioè diventa più serio, perché spostando da qua dovrebbe essere. Io penso che questo è meglio. Sì, sì, è molto meglio. Perché tu hai preso sempre qua, adesso dopo la mia lista. No, adesso l'ho fatto, no. L'ho fatto fino a qua. La prima, no, no, l'ho preso così. Sì. Sì. Poi prova a fare il fiato dopo domani mattina. D'una decina, là. Prima di d'una decina, sì, sì, esatto. Tanto. E giocando dall'altro canto, con questa quella, amore già, amore già, amore già, alla verista, domani mattina, d'una decina. Senti, che forse lo faccio senza fiato. Sì? Sì. Ah, prendendolo dopo? Sì, prendendolo dopo. Proviamo a fare un'altra volta, Dio frattanto. Sì. Senza quanti dell'altro che sia, in quanto, in la farina, in la vanno a fare. Oh, alla vista, una mattina, una vicina di novità, 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 una vicina di novità. Una regina di libertà, una regina di libertà.
Bello, bravo, bravo. After all this intensive activity, Raimondi likes to take advantage of being back in his hometown again to get away from the big city and the theater and relax with his friends and family over a good dinner in the country. And what does everybody discuss? Opera, of course. Per il suo pianista che è il più bello che esiste nel mondo. Evviva! Evviva! Salute! Salute! Giusto. Prima è entrato, qualcuno mi ha detto, pianoforte verrà accordato oggi alle 4. Siccome dico io... Pianoforte, pensavo che fosse il suo. Forse per lui, come sono gentile. E buono, ma come sono gentile, anche il pianoforte. Non lo sappiamo, ma è soltanto... Vero che mi dicevano che hai avuto un piacere. Vero che? Senti. Ma voglio dire, come si fa a capire se il pubblico... Guarda, il pubblico, il pubblico ha istintivamente un istinto di sopraffazione. Ci sono delle onde magnetiche che passano tra la gente e queste, dal momento che si sale sul palcoscenico, si sentono subito. In più, ci sono dei punti particolari che ogni sera creano una reazione in un pubblico diverso, che magari una sera no. Perché? O il pubblico è disattento, o il pubblico ha un'altra sensibilità, o tu non sei ovviamente all'altezza di un pubblico forse più esigente. E allora tutto questo lo devi calcolare nel giro di pochi minuti e prendere delle decisioni istantanee per forzare certe cose piuttosto che altre. Comunque secondo me Ruggero riesce sempre, in qualunque situazione, a creare una sintesi nel momento in cui è sul palcoscenico, in qualunque situazione si trovi, perché ha una sensibilità straordinaria per capire la situazione e trova sempre il sistema per riproporre il personaggio a seconda del momento con una sensibilità della sintesi che è straordinaria. Cioè, io non riesco a immaginare un Don Giovanni che non sia Ruggero, voglio dire, in questo senso. Van Gogh. Molto bene. Franco, grazie. Dire che Ruggero è un cantante è un concetto molto riduttivo. Ruggero è un interprete che utilizza la voce, che utilizza il viso, l'immagine, la gestualità, in maniera globale, con un senso della proporzione che secondo me è più unico che raro. Che bello. No, ma... Anche lui. Torni,
E viva la Spagna! Lei parla di Don Giovanni come se fosse un personaggio storico ben definito e come se tutte le varie incarnazioni artistiche Don Giovanni facessero riferimento a un personaggio storico che è nella sua oggettività che è stato così. Il personaggio inventato da Tirso. Ma però questo è un suo, è il suo Don Giovanni. È il personaggio di Tirso. Ma il personaggio di Tirso, questo è la concezione che credo anche abbastanza vulgata, diciamo, subisce tutta una serie di metamorfosi. Appunto, cioè, Don Giovanni non c'è. Sì, però in queste metamorfosi hanno perduto tante volte Don Giovanni. Per esempio Byron, quando dice che Don Giovanni da seduttore diventa il sedotto, perché sono le donne che lo seducono, lui si lascia amare. Sì, ma lì si rientra anche nella mentalità di Byron. Sì. In un modo di pensare di Byron. Sì, vede come attraverso i secoli è per quello che la grandezza di Don Giovanni, qual è la grandezza di Don Giovanni? È che ognuno di noi può avere un'idea completamente diversa e in un certo senso essere nel giusto. Qualche riscontro nell'opera. Perché? Cioè Don Giovanni di Mozart è polisemico, come dicono lo suoi linguisti, perché lui, di Mozart, l'occasione di pentirsi all'ultimo istante ce l'ha. Cioè, la grazia è disponibile fino all'ultimo, perché il commendatore gli stende la mano, dice dammi la mano, e di fronte a lui la rifiuta fino all'ultimo. Questo qui è questa la pietà di volere stabilire un patto simile con Dio, è una questione per cui se Dio a un certo momento gli rifiuta la grazia non lui questo gioco con Dio non lo può più fare, e difatti lui alla fine viene dannato proprio per il fatto che questa grazia di potersi pentire non l'ha ricevuta. Perché? Perché lui ha sfidato Dio, ecco l'empietà. Scusatemi, l'empio, sono Don Giovanni, io non dico di essere un empio, io non credo in Dio, mettiamo, no? Non sono un empio, ma siete voi che dite che io sono un empio, perché voi credete in Dio. Io sfido una cosa, ma non è detto che quella sia Dio, secondo voi è Dio, quindi io sono una persona che ha commesso un'empietà. Mi sono spiegato? Sì, certo. Eppure, come sei? Sono qui per mia disgrazia e voi? Sono qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? No, così corto? No, perché ho un corpo. No. Sono qui, poi finalmente entra la recitativa. Non dimentichiamo che è il primo. Sì, non è lo scopo. L'inizio non deve essere tutto così manipolato come da indicazioni. Mm-hmm. Deve essere semplice. Ecco, poi dopo faremo le cose, ma questa, diciamo ancora una volta. Disgrazia e voi? Sono qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? Che domanda da bestia! Il vecchio. Bravo, due imprese leggiadre: sforzare la figlia ed ammazzare il padre. L'ha voluto sua donna. Madonna Anna, cosa ha voluto? Taci! Non mi seccare. Vien meco se non vuoi, perché cosa ancor tu? Non vo nulla, signor, non parlo più. Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma dove il scellerato? In questo loco! In questo, one L, it's a little sound of loco, it sounds like a double L. In questo loco, just smoother on the L. Ruggero? Sì. Però un attimo di nota ci vuole all'inizio. Le vorrei dove perché sei? Perché scusi, sembra proprio Shrek Resardi, se no, eh. Vedi. Bene, andiamo avanti. Avanti, prossimo, cena nona. Ce n'è ancora parecchio, eh? Sì. Mi fai l'accordo precedente? Mm-hmm. Alla fin si è liberati, Ferlinetta, gentil da quel scioccone.
Beneditemi, ben so far pulito. Signore, è mio marito. Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobile cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil si è strapazzato. Ma, signore, io gli diedi parola di sposare. Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Una l'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti sì belli, quelle denuncia candide e odorose. Parmi toccar giuncata e fiuta rose. Non vorrei. Che non vorreste? Al fine ingannato restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri. Siete onesti e sinceri. E un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Forse non perdiamo tempo. In quest'istante io vi voglio. Così, era così. C'è la pausa precedente, la facciamo. In questo istante. Ah, sì. Sarebbe lì. In questo istante. Sì, è già. Mi voglio. Sì, 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 sì. In questo istante. Io ti voglio. Forse mi piacerebbe di più, perché sarebbe scritto così. D'accordo. Proviamo un momento, perché questo è importante, questa cosa. In questi istante. Ora se non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio sposare. Certo io. Quel casinetto è mio. Soli saremo, era gioiello mio, ci sposeremo, ci daranno parola, mi dirai di sì. Sento il fa diesis, eh? Sì, fa diesis. Veri non è. Chiede una cosa, sì. La gente, ci sposeremo, sì. Potrebbe essere più veloce la transizione. Ah, sì, come no, eh? Ci sposeremo, sì. Ok, proviamola, però. E la gioiello mio, ci sposeremo, ci daremo la parola, mi dirai di sì. Non è lontano, partiam ben mio da qui. No matter how long a responsible singer may perform the same role, he is never completely satisfied, which explains Raimondi's enthusiastic participation in rehearsals and his keen interest in every aspect of this Mozart opera, which he has also staged. To add to his own insight and pass his experience on to others, Raimondi even uses his severely limited free time to attend coaching sessions at the renowned Bologna Conservatory, where he runs through the duet he just rehearsed with two young chorus members preparing for solo careers. Scusa, posso già dire qualcosa? Pepe che sa la tua, eh? Com'è? Che Pepe che ha questa zerlina, eh? È vero? Senti, ho l'impressione che tu canti tutto ma non pensi molto a quello che dici, se non sbaglio. Molto facile. Invece bisogna che pensi, perché è una scena di seduzione. Quindi sei di fronte a una bellissima ragazza pronta, quasi pronta a cadere te, e attraverso le parole, attraverso il senso delle parole, attraverso il colore della voce devi riuscire a farla tua. Ho capito. Ma i recitativi sono di un'importanza estrema, perché sono la preparazione drammatica all'aria che viene dopo.
anzi alle volte direi che è più importante il recitativo della aria. Caccio mio, si è strapazzato. Prendi fiato, mannaggia. Non puoi fare tutto senza fiato. Buttati dentro. Non aver paura. Sai, in tutte le cose abbiamo un limite. La timidezza arriva fino qua, guarda. E poi da qui a là è lo scatto. Se tu riesci a passare questo punto, sei libero. La difficoltà è fare questo scalino. Ma tu pensi che per fare questo passaggio tu abbia bisogno di uno sforzo immenso. Non è vero! Hai solo bisogno di fare un piccolo sforzo in più che tu pensi sia troppo grande. Fallo! Don Giovanni. Sì. Lo vuoi fare un giorno Don Giovanni? Magari. Sì. Ma allora bisogna cominciare a pensare come Don Giovanni. Forse non ho mai pensato. No, devi cominciare anche a avere un movimento Don Giovanni. Don Giovanni non può stare con le spalle volse e i movimenti rigidi alla Frankenstein. Don Giovanni è un personaggio molto, molto sciolto, è un personaggio molto sciolto perché è pronto a fare questo, come naturalmente lo fa con un'altra ragazza, poi deve giocare con le persone, attenzione, cosa è successo? Ah, no, no, attenzione, perché deve dominare in poco tempo, deve dominare tante situazioni che si stanno degenerando attorno a lui, perché è l'ultimo giorno, gli ultimi 3 giorni della sua vita, è un personaggio che è continuamente in ebollizione. Il grosso problema di Don Giovanni è, parlando della voce d'accordo, ma è anche un bisogno continuo di energia per tenere il personaggio sempre sulla tensione, da vedere che osserva tutto quello che accade in palcoscenico, dietro le spalle, ovunque, per essere padrone sempre di qualsiasi movimento degli altri. Se tu a un certo punto questo Giovanni lo regoli un po' da bambinone, ragazzone, non ha più nessun modo di, nessuna ragione di esistere. La ragione di lei deve essere così. Una carezza, tu carezzi? Sì? Devi fare le stesse cose, devi prenderla, poi andare nelle orecchie, queste cose, scusa. Voglio dire, devi imparare ad essere padrone del tuo ruolo. Come tu passi, ad esempio, qui, Don Giovanni, ma ci vedremo, no, senza farlo capire, tacchi, la manina qua, ma qualcosa, c'è stato un contatto, oppure senza guardarla, senza toccarla. Che bel seno. Ma che bella pancina che deve avere, le gambe. No, non puoi. Ma non puoi stare così. Fammi vedere che stai guardando le sue bellissime parti. Fammi vedere. Fammi vedere. Su, dai. No, non puoi fare così. Se fai così è finito. No. Di qua. Possono stare tutti. Di qua.
With initial musical preparation completed, it's now stage director Luca Ronconi's turn to begin the acting rehearsals. Ronconi has been active in the Italian theater scene since the 1960s and has been staging opera for many years all over the world. Manco male partita. Oh, guarda, guarda che bella gioventù, che belle donne. Ma tante per mia fede, sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare. Oh, buona gente. C'è qualche sposalizio? Sì, signore, è la sposa, sono io. Me ne consolo. Lo sposo? Io, per servirla. Oh, lo tocco? Il vostro nome? Servino. E il tuo? Masetto. Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. Caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina. Ed esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone? Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione. Presto vado con costore, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina caviano, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di verti tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. E in effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito? Lo stingo. Don Giovanni è un personaggio che vive di una vita molto frenetica. È ovvio che risente delle esperienze giornaliere di chi lo interpreta. Ed è per questo che non può essere uguale tutte le sere. Ha bisogno di vivere in uno spazio ampio nel quale circolare con libertà. Se una sera desidera fare 5 passi, deve fare 5 passi invece di 2. Se una sera ne vuol fare 1, rimane 1. Ha bisogno di vivere come qualcuno che è sempre in cerca di realizzare in pochi secondi, di sovvertire una situazione e di realizzare se stesso di fronte a delle situazioni che lo possono distruggere. Quindi richiede un'inventiva grandissima e il bisogno di sentirsi al centro di un'attenzione che è quell'attenzione stessa che crea il grande personaggio. Con la Zerlina e mando un cavalier, va pur, fra poco l'amico verrà. Ah, non temere, nel limonisso vivo un cavalier. Questo? Dio, cospetto! Ora, fine alle dispute, se subito senz'altro replicar non te ne vai. Masetto, vada ben, ti pentirai. Don Giovanni è sempre stato un personaggio sfuggente, perché non si riesce mai a capire chi è. Tutte le sere che lo interpreto, ogni sera che interpreto Don Giovanni, lo sento come un personaggio nuovo, perché è pieno di rapporti con le persone che sono sul palcoscenico e dipende moltissimo da quello che accade fra di loro, perché il personaggio stesso si rinnova. Ho sempre considerato Don Giovanni un fondo, un buco nero, un non esistente sul palcoscenico, ma esistente piuttosto nella mente e nel pensiero delle persone che lo circondano. Sono loro che danno vita a questa specie di vampiro che succhia le personalità altrui senza nessun problema e ne vive, lasciando agli altri tutta la problematica della sua esistenza per il desiderio che hanno gli altri di poter vivere come lui, ma di non riuscirci. Lasci dare la mano. No. L'impressione che...
È ovvio che sul palcoscenico con la musica occorre una certa armonia di movimenti nella musica, senza far pensare che sono movimenti ritmati con la musica, ma devono sembrare molto naturali. Il palcoscenico è grande e il palcoscenico deve essere usato ovviamente con parsimonia, ma però bisogna lasciare, credo, al cantante o all'attore la possibilità innanzitutto di installarsi su uno spazio, ma una volta che si è presa coscienza della grandezza dello spazio, allora si può tornare a uno spazio minore. Ma è importante, è come un animale che ha il suo terreno di caccia, dentro quel terreno di caccia non può entrare un altro animale perché è la sua zona di sopravvivenza. Per un attore il palcoscenico è una zona molto importante, piena di cerchi. Il cerchio rappresenta la sua personalità. Mm-hmm. Questi cerchi devono essere ben precisi, perché a un certo punto si devono, devono tangere con i cerchi degli altri. Quella posizione di prima è questa. Loro sono così? Sì, sì. La povera ragazza. Ti metti. Un po' passa di qua, sì. Che portamento nobile, e mentre lo vengono tu vieni qui, ti prendi. Io fino all'aria di pazzia da lì. Lui passa di qua, Don Giovanni, se ne è andato, si potria. Tu ti rivolgi verso di loro, da quel ceffo si dovria la neve con lui qui, Lo rivediamo dalla. E pazzarella! Il tradito! Infelice! Mentitore, mentitore, mentitore! Zitto, zitto, che la gente si raduna, noi d'intorno siate un poco più prudente, vi farete criticare. Ma sperarlo scellerato, ho perduta la prudenza, le tue colpe del mio stato, e voglio a tutti palesar, voglio a tutti palesar. Zitto, zitto, che la gente si raduna, noi d'intorno siate un poco più prudente, le colpe del mio stato, vi farete criticare. Palesare. Siate un poco più prudente. Scellerato. Zitto, zitto. Non sperarlo. Zitto, zitto, che la gente. Sperarlo, si raduna noi d'intorno. Ho perduto la prudenza. Siate un poco più prudente. Colpe di mio stato. Vi farete criticare. Vai via, vai via. Once the staging is set, a series of sit-down rehearsals is organized to familiarize all participants with the musical score.
This is the first encounter between the singing musicians on the stage and the orchestral musicians in the pit. Once Maestro Chailly has set the stage pit balances, it is easier for all parties concerned to return to their acting jobs with full knowledge of their musical exigencies. Elvira's aria Mi tradì quell'alma ingrata is a classic example of a multi-leveled Mozart composition, which calls for very careful attention to the words, which express one emotion, and the music, which says something quite different about the character's inner feelings. Giovanni è una morte veloce, che viene quasi all'improvviso, è l'ultima sfida dell'uomo verso l'inconscio, verso il non conosciuto. La morte di Don Giovanni non è una morte che penetra profondamente nell'anima del cantante o dell'attore. E poi vi è la morte di Don Chisciotte. Questa è una morte che arriva lentamente, che inizia già all'inizio dell'opera, perché è l'illusione di un uomo che combatte per tutta la sua vita per portare questi suoi idealismi estremi a conoscenza del mondo. Ne pas mort, il n'est pas.
d'asini la rase, ut tout a pire et sa mensonge d'aline désire, ut tu viendras un jour d'aline. In fondo il conflitto finale con questo rapporto con l'aldilà, con questo rapporto con la morte, con la fine di una vita terrena, è forse il mistero maggiore che attira tutti verso Don Giovanni, rappresenta la morte, rappresenta la corsa verso la fine di un'esistenza. Ed è qui che nasce il mito di Don Giovanni. Se Don Giovanni non accettasse la sfida finale, molto probabilmente diventerebbe un personaggio borghese, normale, sposo Don Anna o Don Elvira, non so chi. Ma è nel momento che sfida la morte che diventa il mito. Oh.
centro. The opera Don Giovanni has been described as a condensation of all human experience. It has given rise to many reflections in the mind of Ruggero Raimondi, particularly with regard to the responsibilities of the serious performer in today's theater. Un attore idealista cerca di fare del teatro qualcosa di particolarmente vero, struggente, qualcosa al di fuori di ogni valore politico, di ogni valore individuale, ma renderlo qualcosa di monumentale e di universale.